Quindi non sei impegnato adesso. Facciamo un gioco molto popolare che tutti conoscono. Il pavimento è di lava. Ma qui è vera lava. Bello, vero? Questo è ciò che puoi definire un normale gioco per bambini. Catastrofe globale. Non toccare il pavimento, Annie. La temperatura della lava può raggiungere i 1200 gradi Celsius. Puoi muoverti usando qualsiasi oggetto che vedi. Ma ricorda, la sedia brucerà in soli 3 secondi. Il tuo letto scomparirà in 5. E la tua TV si scioglierà più velocemente di una singola pubblicità televisiva. Dai, Arnold, andiamo! Non durerai a lungo in questo modo. Sali sul tetto. Ehi, non cadere! Se cadi nella lava, subirai una grave ustione che distruggerà tutte le tue terminazioni nervose e farà bollire il tuo grasso sottocutaneo. Ma il lato positivo è che questo significa che non avrai nemmeno il tempo di sentire come la lava ti brucia fino alle ossa. Riprenditi, amico! Oh no, idiota! Le costruzioni metalliche si riscaldano sempre più velocemente, scemotto! Ma rilassati! Anche se cadi, non affogherai. La lava non è così liquida come sembra. Controintuitivamente, la sua densità è addirittura superiore a quella del cemento. Per quanto riguarda il camminare sulla lava, bastano degli speciali stivali di amianto, proprio come quelli che usano i geologi. Wow, sta diventando caldo! A questa temperatura, tutta l'acqua degli oceani bollirà e si trasformerà in una gigantesca pentola di zuppa di pesce. È ora di salvare l'ultimo pesce del mondo! Ma davvero, la cosa peggiore non è la lava calda, ma cosa succede quando si raffredda? Man mano che perde temperatura, la lava crea nuvole acide di vapore e gas e contengono minuscole particelle di vetro che sono pericolose per l'uomo. Arnold, svegliati, ho una sorpresa per te! Certo, lo sai che sono il tuo alleato nella lotta contro la tua fobia sociale. Quindi ho deciso di aiutarti allontanandoti dalle persone. In particolare, in cima al Monte Everest. L'altro nome della montagna è Chomolungma ed è il punto più alto del pianeta Terra. A proposito, solo per dire, ma mi devi $50,000. Questo è il prezzo medio per una spedizione quassù. Per sopravvivere nella cima hai bisogno di attrezzature di alto livello. Dopotutto c'è pochissimo ossigeno ed è estremamente freddo. Arnold, scendi, velocemente, almeno un chilometro. Sbrigati, Arnold, ma muoviti il più lentamente possibile. L'ossigeno è solo un terzo del normale qui. Cerca di risparmiare le tue energie. La mancanza d'aria fa sì che il cervello percepisca male il tempo. Percorrere 5 metri in 3 ore mi sembra un po' troppo lento. Per fortuna, il vento in vetta raggiunge i 200 metri al secondo e può aiutarci. Puoi volare 8 km in soli 3 minuti. Ma fai attenzione, le sporgenze potrebbero ferirti. Sei fortunato, sei caduto nella spazzatura. I turisti dell'Everest lasciano così tanta spazzatura sulla montagna che il governo paga $2 per ogni chilogrammo di spazzatura raccolta. Vedo che stai cercando di restituirmi i miei $50,000. Arnold, cerca di non respirare così tanto. A una temperatura di meno 60 gradi Celsius, i tuoi polmoni inizieranno a seccarsi. La tosse di montagna è così grave che può persino romperti le costole. Mi dispiace, Arnold, ma gli scalatori non possono rimuovere i cadaveri dall'Everest. È impossibile! Inoltre, i cadaveri vengono utilizzati come indicatori di altezza per le cime delle montagne. Beh, Arnold, almeno hai trovato qualcosa di utile da fare. Vedo che sei davvero felice di essere qui, amico. Soprattutto dopo condizioni così gelide. Penso che forse si stia divertendo un po' troppo. Ciao Arnold, sembra che tu abbia iniziato ad avere allucinazioni per mancanza di ossigeno e qualcuno ti abbia portato al fuoco. Sono contento che ti sia svegliato, ma ci sono ancora 6 chilometri davanti a noi. Sfortunatamente non credo che ti sia rimasta la forza per tornare a casa. Ma aspetta, Arnold, ho un'idea. Puoi ripetere l'impresa di Marco Siffredi. Nel 2001 ha disceso l'Everest con lo snowboard. Ho fiducia in te, Arnold. Molteplici ossa rotte e le ultime fasi del congelamento. Ma abbiamo raggiunto il fondo! Arnold, è incredibile! Dai, grida con me, Arnold! Urrà! Arnold, stavo solo scherzando. Non puoi urlare in montagna, può scatenare una valanga. Non preoccuparti, Arnold. Non ti lascerò qui. Mi devi ancora $50,000. Che bella giornata! Cosa la potrebbe rovinare?
Bene, se la Terra si fermasse improvvisamente? La nostra Terra ruota attorno al proprio asse alla velocità di 1674 km/h. Inoltre, le perturbazioni atmosferiche creeranno forti venti. Ma allo stesso tempo, non dimenticare, la gravità della Terra rimarrà la stessa. Lo slancio degli oceani e dei mari creerà giganteschi tsunami, assorbendo 27 km di terra al minuto. Un giorno intero durerà ora un anno intero. Poiché la Terra, alla velocità di 29,78 km al secondo, compie un giro completo attorno al Sole. Il giorno, dall'alba al tramonto, durerà 6 mesi sotto il sole caldo e cocente. I restanti 6 mesi saranno notturni, con il freddo che scenderà fino a meno 55 gradi. Con la Terra ferma, le sue forze centrifughe creeranno alte colline all'equatore. Più tardi scompariranno, lasciando un solido continente ad anello all'equatore che separa due giganteschi oceani. Ma la cosa peggiore che accadrà sarà che il nucleo della Terra smetterà di girare. Dopotutto, è questa grande sfera di metallo fuso che, attraverso la rotazione, genera il campo magnetico terrestre. Il campo magnetico protegge il pianeta dalle radiazioni, quindi d'ora in poi restare in superficie sarà mortalmente pericoloso. Arnold, lo giuro, sei come un maialino muschioso nel modo in cui sopravvivi ai disastri. Devi trovare un riparo. Ti suggerisco di spostarti all'equatore, dove è più sicuro. Sbrigati, Arnold! Puoi prendere l'ultimo autobus per le catacombe. Ora tutti si sono spostati sotto la superficie della Terra. Non preoccuparti. Queste sono città reali con maggiore sicurezza. Puoi persino coltivare cibo qui. Arnold, dove vivrai adesso? Sembra nel bosco. Beh, non sono nemmeno preoccupato. Probabilmente sai già che devi mettere delle foglie sotto la maglietta per riscaldarti, filtrare l'acqua potabile e... No, non mangiare niente, idiota! Anche se non sei ancora andato troppo lontano, ascolta attentamente tutto intorno a te. Il rumore di un trattore si sente a 3-4 km di distanza. Un cane che abbaia a 2-3 km. Un treno che passa si sente a 10 km. E le canzoni dei BTS? Beh, puoi sempre ascoltarle. Cos'è, Arnold? Guarda, carino! Questo ragazzino è perso, proprio come te. Dopotutto, i lori lenti vivono principalmente nelle foreste tropicali. Non provare nemmeno ad accarezzarlo, Arnie. I lori si leccano le articolazioni dei gomiti, che secernono un veleno mortale. Quindi il loro morso può ucciderti. Dovresti seguire i percorsi degli animali. Sarà fantastico se riesci a trovare l'acqua che scorre, un ruscello o un fiume. Qui puoi procurarti il cibo catturando il pesce. Sì, Arnold, così facendo starai qui tutto il giorno. E come puoi vedere, avevo ragione. La notte è il momento più pericoloso in una foresta. Ehi, amico, penso che dovresti passare la notte qui su questo albero. Sì, non è il Ritz, ma è sicuro. Al mattino devi raggiungere una radura in modo da essere visibile ai soccorritori. Trovare una persona in una foresta è un'operazione molto speciale che coinvolge soccorritori, volontari e militari. Il terreno è diviso in quadrati e ognuno è accuratamente pettinato. C'è stato un caso in cui qualcuno che si era perso, senza saperlo, ha finito per cercare se stesso. Questo ragazzo è riuscito a uscire dalla foresta, non l'ha detto a nessuno e si è unito alla ricerca per cercarlo. Puoi essere visto dal cielo se accendi un fuoco. È meglio gettarci sopra del fogliame fresco per renderlo davvero affumicato. Sono 3 giorni che vaga nella foresta. Tutto perché voleva risparmiare i soldi per un taxi. Oh no, Arnold! Non dirmi che berrai da questo lago! Ma non preoccuparti, Arnold! Se una sanguisuga entra nel tuo sistema digestivo, non ha tempo per farti del male! Si dissolverà rapidamente nello stomaco! Ma hai più di una sanguisuga dentro di te, amico! Ora sei il volto del programma sociale Abitazioni a prezzi accessibili per le sanguisughe! Esistono più di 500 tipi di sanguisughe nel mondo, ma solo 3 di esse sono considerate preziose per l'uomo. Ci vorrebbero solo 10 minuti per 335 sanguisughe per succhiarti tutto il sangue. E tu, Arnold, ne hai 1000! Ogni secondo conta. Ora, per liberarti delle sanguisughe, devi bere acqua salata. Scusa, Arnie, non avevo un'altra bottiglia. Bere l'acqua di quel lago è stata una pessima idea, Arnold.
Anche una sanguisuga è più intelligente di te. I suoi neuroni sono stati usati per un computer biologico chiamato sanguisugatrice. Può aggiungere numeri primi. E tu no. Ma non correre a festeggiare, Arnold. Sembra che in qualche modo tu abbia attirato l'attenzione di alcuni tizi davvero pericolosi. Capisco che sia difficile da credere, ma faresti meglio a non muoverti, amico. Arnold, lascia che le api ti mordano. Il veleno d'api è fantastico. Contiene molte sostanze benefiche che possono sconfiggere anche malattie mortali. Ma nel tuo caso è più probabile che muori per un colpo di calore che per mille punture di api. Le api che coprono il tuo corpo lo riscalderanno fino a 47 gradi centigradi. Arnold, sei bravo, in effetti. Le onde elettromagnetiche di un telefono cellulare possono disabilitare un'ape. Un'ape è come un sistema di navigazione con una serie di sensori, più o meno come un minuscolo aeroplano. A quanto pare, poi, in volo, proprio come sui grandi aerei, i cellulari vanno spenti. Infatti, se metti un cellulare funzionante a una frequenza di 900 MHz in un alveare, allora tutte le api evacueranno entro 10 minuti e non torneranno più. Immagina se l'onda ti catturasse non in bagno, ma in mare. Il Mar Nero è infatti anche una grande vasca da bagno, grande appena 340.000 miglia cubiche. Ci vorrebbero circa 243 milioni di anni per riempirlo. Il movimento improvviso delle placche tettoniche provoca le onde. Il fondale marino si alza di diversi metri, le micidiali onde dello tsunami. Ora ci troviamo in Portogallo. Le onde più alte del mondo si formano qui. È come un ghepardo, ma nel mondo delle onde, perché la sua velocità ha già raggiunto le 60 miglia orarie. Un surfista hawaiano ha catturato un'onda di 79 piedi qui. Per questo è entrato nel Guinness dei primati. Hai mai sentito parlare di un'onda assassina? Queste sono onde singole alte da 80 a 100 piedi, che non possono essere viste, nemmeno da una nave. Possono apparire improvvisamente e impercettibilmente. Pertanto, c'è pochissimo tempo per salvare l'equipaggio di una nave. Onde assassine possono affondare una nave in un solo colpo. Anche Conor McGregor invidierebbe un tale knockout. La più grande ondata mai registrata si è formata nel 1958 nella baia di Lituya in Alaska. L'onda raggiunse i 100 piedi di altezza e coprì le montagne che si avvicinavano alla baia. Di conseguenza, tutta la vegetazione fino a un'altitudine di 1700 piedi sul livello del mare è stata distrutta. E questa è l'altezza di 5 statue e mezzo della Libertà. Su una riva, la natura stessa suggerirà l'avvicinarsi di uno tsunami. Gli animali sentono il disastro in arrivo e iniziano a correre da qualche parte in fretta o si comportano in modo strano. Gli uccelli formano stormi e volano via. Se a terra sali in macchina, in bici, corri, chiedi a King Kong di darti almeno un passaggio. Si consiglia di raggiungere un'altezza di 120 piedi sul livello del mare. Arnold, faresti meglio ad arrivare all'ultimo piano dell'Empire State Building. L'altezza del grattacielo è di 102 piani o 922 piedi. L'ascensore sale a una velocità di 700 piedi al minuto, quindi hai sicuramente tempo. Oh, beh, anche questo è possibile. Non urlare sott'acqua, altrimenti soffocherai. Un'altra sessione notturna di degrado guardando la TV? Allora, cosa abbiamo qui? Elon Musk ha lanciato un nuovo razzo nello spazio e lo spazio ha lanciato un meteorite contro Elon Musk. Arnold, rilassati. Non sai nemmeno cos'è un meteorite. Un meteorite è un grande corpo celeste di origine cosmica. La loro massa varia da pochi grammi a migliaia di tonnellate. E niente paura. C'è solo un caso di un meteorite che ha colpito una persona nella storia, nel 1954. E anche allora ha colpito qualcuno alla gamba. Sembra che qualcuno si stia offrendo volontario per salvare il pianeta e sta solo scoppiando di entusiasmo. Sembra che questo episodio sarà il più breve di sempre e avrà un lieto fine. Ah, no, non importa. Stesso vecchio. Sembra che il nostro pianeta stia per essere distrutto. O forse c'è un altro salvatore. Potrebbe essere Arnold. Eccellente! Sceglieremo un vestito per te. Quindi questo è un... No, decisamente non questo. No! Ora questo!
Questo è quello di cui hai bisogno, anche se potremmo semplicemente copiare ciò che ha fatto il progetto DART di SpaceX. Si prevede che nel 2022 un veicolo spaziale del peso di 500 kg si schianterà contro un asteroide chiamato Didymos a una velocità di 6 km al secondo. Il pilota automatico non è stato ancora installato, quindi dovrai volare manualmente e diventare un eroe. Oh, wow Arnold, sei sopravvissuto! Praticamente come tutte le altre forme di vita inferiori, come i microbi. Ma ora c'è un piccolo problema con l'acqua. Dopo che una meteora di 100 km di diametro ha colpito la Terra, l'onda d'urto ha distrutto quasi tutta la vita entro un raggio di 100 milioni di chilometri quadrati. C'è stato un enorme rilascio di zolfo. E la polvere e la cenere di tutta la distruzione salirono nell'atmosfera superiore e bloccarono l'accesso ai raggi del sole. Tu devi essere affamato. È un bene che tu abbia tenuto il tuo cibo spaziale nel razzo. Non c'era cibo? È terribile! Perché non c'è più cibo sulla Terra. È positivo che tu indossi una tuta spaziale, dato che fuori ci sono meno 50 gradi e non vuoi camminare qui per molto tempo. Attento! Ho dimenticato di aggiungere che sono sopravvissuti anche gli scarafaggi e sono mutati solo un pochino. Faresti meglio a correre verso l'infinito e oltre! Arnie, svegliati! Un tornado gigante si sta precipitando verso casa tua. Corri rapidamente in strada, devi uscire allo scoperto. Molto bene. Certo, per salvarti davvero il culo sarebbe stata una buona idea nasconderti nel seminterrato di casa tua. Ma ovviamente è più interessante per me e per i nostri spettatori vedere cosa ti succederà all'interno del tornado. Pronto? E vai! Cosa c'è dentro, Arnie? La larghezza dell'imbuto dei tornado più grandi può raggiungere i 1500 metri. Sarai lì mentre gira. Ogni anno negli Stati Uniti si formano circa 1000 tornado e solo alcuni sono davvero giganteschi. Sei di nuovo fortunato, Arnie. Sei in uno di quelli. Penso che ora sia un buon momento per discutere di bassa pressione e ossigeno scaricato. La pressione atmosferica all'interno di un tornado è così bassa che i polmoni non riescono a estrarre abbastanza ossigeno dall'aria e dopo pochi minuti si spegne e si soffoca. Meno male, finalmente. Mi stavo davvero stancando delle tue urla. Un'aria così rarefatta equivale a scalare l'Everest senza una bombola di ossigeno. Il turismo di montagna non fa chiaramente per te, Arnie, ma all'interno del tornado, piuttosto che morire per mancanza di ossigeno, probabilmente scalcia il secchio da una collisione con altri oggetti trascinati dentro di te. Sai, alberi volanti, animali, automobili, tetti di case e persino case intere. Tutto ciò che incontriamo sul percorso di un tornado superpotente verrà tirato verso l'interno e ruotato a una velocità fino a 500 km orari. E anche se immagini che per miracolo puoi evitare queste collisioni con tutti questi detriti, e se una bombola di ossigeno non è preoccupante e in qualche modo sopravvivi all'interno del tornado, ti preghiamo di non dimenticare, il tornado finirà prima o poi. Rilassati, sei nel mezzo dell'oceano senza che nessuno ti disturbi. Non c'è un'anima in un raggio di nemmeno centinaia di chilometri. Non piangere, ti aiuterò a sopravvivere, idiota. Ascolta attentamente e ricorda tutto ciò che ti dico. Prima di tutto, è assolutamente necessario trovare acqua potabile pulita. Il modo più semplice è leccare le gocce di rugiada che si raccolgono sulla zattera. Non quello, Arnie, quella è la cacca degli uccelli. Purtroppo, il numero di tali gocce di rugiada è troppo piccolo per sopravvivere a lungo. Un modo più difficile è trovare una sorta di serbatoio per raccogliere l'acqua piovana. Ma potresti morire prima che piova. Quindi passiamo al terzo metodo. È il più difficile. Arnold è troppo stupido per riuscirci. Ma tu, caro pubblico, ascolta. Da due contenitori, una borsa e un peso, puoi costruire un distillatore d'acqua. Metti l'acqua dell'oceano salata nel contenitore più grande ed evaporerà, raccogliendosi al centro della borsa e gocciolando nel contenitore più piccolo. E voilà! La tua acqua potabile appena distillata è pronta. Arnie, è ora di andare a pescare. Mangia tutto ciò che catturi che non sembri velenoso. Alghe, plancton, meduse e persino piccoli pesci possono essere catturati con una semplice maglietta. Sì, potrebbe avere un sapore di merda, Arnie, ma chi diavolo sei per lamentarti? Non ti consiglio di guardare l'oceano troppo a lungo. I raggi del sole si riflettono sulla sua superficie e ti bruciano gli occhi. Non vedrai più il mondo, ma il mondo ti vedrà ancora. È meglio.
Arnie, dovresti costruire un baldacchino sopra la zattera per proteggerti dai raggi UV. Lo shock termico in mare aperto è la morte garantita. Ma, tuttavia, sta arrivando una tempesta molto prima che il sole possa persino iniziare a minacciarti. Per evitare che la zattera si ribalti, metti tutti gli oggetti pesanti al centro e prega Poseidone per la sua pietà. Congratulazioni, sei sopravvissuto alla tempesta. Ma ancora rimane il problema di trovare terra. Sai, ho dimenticato di dirtelo, Arnie. Sei nel punto più lontano dalla Terra, nell'intero oceano mondiale. Il povero Arnold ha già frugato nel vano portaoggetti, ha trovato le patatine fritte dell'anno scorso e sta ascoltando per la centesima volta un CD di Ricky Martin bloccato nello stereo. Sono d'accordo, è spaventoso. Non farlo, Arnold. Non risparmierai tempo ed è davvero pericoloso. Di grazie, Arnie. Sono io che ti ho salvato il sedere fermando il tempo. Proprio come fanno nei cartoni animati. Cosa faresti prima in una situazione del genere? Forse vai a cercare negli archivi del Pentagono e scopri se Armstrong è davvero andato sulla Luna. O forse oseresti baciare Susie. L'importante è non finire in Giappone. Amano fermare il tempo. Lo adorano davvero. Davvero! In termini di fisica, se il tempo si ferma, allora tutto si ferma. Non devi essere un matematico per capire che il tempo è una delle componenti della velocità e della distanza. Se uno dei valori è zero, anche tutti gli altri saranno zero. Ora, avanti per l'avventura! Ups! Anche le particelle di luce e i fotoni si sono fermati. Di conseguenza, la capacità di distinguere qualsiasi cosa con la vista è scomparsa. E non sarai in grado di bere acqua. Tutto è congelato. Ecco un altro fatto interessante. Un flusso di luce che ha lasciato la Terra 65 milioni di anni fa è ora a 65 milioni di anni luce di distanza. E qualcuno con un grande telescopio puntato proprio sulla Terra ora può vedere i dinosauri. Ma suggerisco di tornare alla realtà, Arnold. Ho aggiornato questo Tesla in modo che adesso potrei viaggiare non solo in un'altra città, ma anche in un altro anno. 1986, ad esempio. Ehi, ha funzionato! Siamo nella centrale nucleare di Chernobyl, pochi minuti prima del disastro. Arnold, porta la macchina fotografica. Scatterai la foto quando avviene l'esplosione e pubblicherò il video su YouTube. Sono garantiti almeno 20 milioni di visualizzazioni. La batteria è già scarica. Mettilo a caricare. È una connessione europea, tontino. Hai bisogno di un adattatore. Oppure, immagino tuttavia no. Arnold, quindi è tutto grazie a te. Non importa, devi uscire di qui, in fretta. C'è una power bank nel vano portaoggetti. Collegala alla macchina. Dannazione, ci vogliono almeno 60 secondi per caricare. Tira fuori la tuta protettiva. Solo guardando l'aria, non sapresti mai di essere in una zona di radiazioni. Ma, in effetti, la radiazione qui è cosmica. Non è esattamente quello che mi aspettavo. Forse hai scambiato le borse con qualcuno. Con radiazioni superiori a 500 röntgens, i capelli e le unghie cadono all'istante. La pelle diventa rossa e tutte quelle malattie che hai peggiorano. Ma sei fortunato, non sentirai molto dolore, perché cadrai in coma in 3, 2... Oh, sei andato. Ciò è dovuto al fatto che le radiazioni qui sono 20.000 röntgens all'ora e questa tecnologia non è in grado di gestire questa quantità. Le batterie dovrebbero essere sufficienti per arrivare al 2020. Vai! Spero tu stia bene. Come va la pressione sanguigna? Perché il secondo trasferimento di teletrasporto non aspetterà per sempre, vecchio mio. Oggi diventerai uno dei pochi che hanno visitato la superficie di un lago di lava e l'unico a uscirne vivo. Sebbene tutte le scommesse siano contro di te, Arnie. Bene, allora... 3, 2, 1... Apri gli occhi o ti perderai tutto. Hai solo un nanosecondo. Sei in Africa, a 613 metri sul livello del mare, nella bocca del vulcano ribollente, Erta Eil. Impressionante, no? La temperatura dell'aria sulla superficie del lago di fuoco raggiunge i 2200 gradi Fahrenheit, che è abbastanza calda da sciogliere la ghisa. Ehi, rilassati, Arnold. In un nanosecondo non succederà nulla, nemmeno con te. Voglio dire, se sei davvero senza fortuna e stai lì più a lungo,
I tuoi polmoni bruceranno al tuo primo respiro. La tua pelle si staccherà. E l'unica azione sensata sarà di immergersi completamente nella lava. Così che si sviene a causa di uno shock di dolore. Ed entro 90 secondi ci si sveglia in un posto migliore. Di sicuro una prospettiva non incoraggiante, eh? Quindi reggiti, amico, e Arnold, togli il dito dalla lava. Oh, grande. E adesso, Arnie? Vuoi che ti teletrasporti sulla vetta per goderti il panorama? Hai sentito anche quel suono? Arnie, esci da lì! La velocità di questo flusso infuocato è di un miglio all'ora! Ehi, ma fai in serio? E tu volevi andare alla Hawaii in vacanza? Se c'è un'eruzione lì, non sarai in grado di superare il flusso di lava nemmeno in sella ad un hoverboard. Arnold, non preoccuparti. Controllati. Sei atterrato vicino alla Fuji Dome in Antartide, il posto più freddo sulla Terra. La temperatura qui a volte raggiunge meno 132,16 gradi Fahrenheit. In tali condizioni, gli occhi e i polmoni di una persona si congelano in pochi minuti. Ma per fortuna sei arrivato qui durante l'estate. L'aria è ora relativamente calda, meno 32 gradi Fahrenheit. Il tuo corpo in queste condizioni si raffredderà di un grado ogni mezz'ora. In meno di un'ora, i tuoi muscoli inizieranno a contrarsi, cercando convulsamente di recuperare il calore perduto. Allora sentirai un terribile attacco di panico. E le tue gambe e le tue mani scoppieranno dal freddo. Questo perché i vasi periferici hanno già iniziato a contrarsi, spostando il sangue in profondità nel corpo per mantenere caldi gli organi vitali. Ma i tremori passeranno presto e non sentirai più il freddo così tanto. Ma Arnie, non rilassarti. Questa è una falsa sensazione. Il divertimento è appena iniziato. Un secondo attacco ancora più potente si verifica dopo poco tempo. Il tuo corpo comincerà a tremare come un aereo di linea Boeing durante un incidente. Sentirai poi l'effetto dell'intossicazione narcotica da ormoni e endorfine, con una certa confusione e, naturalmente, una perdita di coordinazione. Arnold, come ti senti? Sei quasi al punto di un'ipotermia estrema. Il tuo corpo sta per cessare i suoi ultimi tentativi di riscaldarsi. In un attimo svanirai. Inoltre, soffrirai di alcuni disturbi della tua attività cardiaca e della respirazione. Il tuo viaggio terminerà dopo aver raggiunto una temperatura corporea inferiore a 85 gradi Fahrenheit. La morte arriverà. Riesci a sentirmi? Arnold! Arnold! Cerca di non svenire. Sembra che abbiamo trovato un modo per aiutarti. Riesci a sentirmi? Preparati, ti stiamo teletrasportando per... Arnie, per favore, saluta il pubblico. Oh sì, stai morendo. Abbiamo bisogno di scaldarti in qualche modo. Cosa succede se andiamo al sole? Solo per un nanosecondo. La temperatura superficiale del nostro sole è di 5800 gradi Kelvin. Suona terribile, ma in realtà questo tipo non suda nemmeno per un nanosecondo al sole. Il cervello si rende conto di aver visto un lampo luminoso di soli 30 milioni di nanosecondi